No. Fate attenzione a ciò che vi dice l'anfitrione. Bravo. Arriva anche quando parla. Il libro. Come sono indisciplinati gli insegnanti. Il libro che presentiamo è l'ultimo romanzo di Claudia Tarzana, da parte di Naziologia, si intitola La cantante. Forse qualcuno di voi l'avrà già potuto leggere perché l'ha presentato al Kreber e quindi c'era stata occasione di averlo. Io questa volta sono preparatissimo, l'ho letto proprio tutto, dall'altro facilissimo, molto molto scorrevole. Certo, molto più comprensibile se si è letto gli altri due, perché ci sono dei riferimenti che chiaramente cogli solo se hai letto gli altri due romanzi. E diciamo, per introdurre, no? Siccome si fa riferimento in questo romanzo a una cantante, poi spiegheranno loro perché si chiama la cantante, e tutta la vicenda verte intorno alla corsa delle mura di Bergamo, in cui il personaggio clou è Tazio Nuvolari. E anche dal titolo La cantante, quindi introduciamo con una canzone. Sì, per quello che avevo bisogno della leggibilità. Nell'ambito degli incontri dedicati alle letture bergamasche, incontri che ormai da 7 anni Pier Antonio Volpini va organizzando
nella sua galleria atelier, ritorniamo ad occuparci di un prosatore che ha ristretto al mondo bergamasco le sue ricerche, le sue indagini e il campo di azione delle vicende narrate nei suoi romanzi. Si tratta del professor Claudio Calzana, una figura assai nota nell'ambiente culturale bergamasco, assai nota in generale per le sue indiscusse competenze nel settore delle attività editoriali e librarie, e in particolare per le opere che è andato pubblicando in questi anni. Lo vedete qui in formato naturale. Anche se ammalato. È vero. Quasi 14. Calzana è presente al nostro incontro e anche questa volta si è dichiarato disponibile a rispondere alle nostre domande e a colloquiare con noi, del che sentitamente lo ringraziamo. Ha portato con sé anche questo lettore, che è un attore di teatro di prosa, che si chiama Massimo Nicoli, e io ricordo il padre Ignazio Nicoli, che era pittore di Vaglia. Io credo di avere anche da qualche parte un suo disegno firmato. Era una persona simpaticissima, tanto papà. Era un compagnone, buona compagnia, un affabulatore, narratore, abbiamo conosciuto, ha mancato di retro con me. Insomma, l'affetto della famiglia e anche degli amici. Ciò non ci esime da qualche breve riflessione sia sul più recente suo romanzo, che si intitola La Cantante e che ne segue altri tre, sia sul significato del percorso da lui finora compiuto. Naturalmente si tratta soltanto di brevi spunti di riflessione, ma in tempi nei quali la letteratura è tanto svalutata da non costituire che raramente motivo di interesse negli esigui spazi ad essa dedicati del quotidiano, in tempi nei quali i gestori delle pubbliche istituzioni preposte alla valorizzazione della cultura dimostrano nella gran parte tutta la loro inadeguatezza e la loro impreparazione per evidente scarsità di studi e ristrettezza di mentalità, in tempi nei quali basta vedere, insomma, come viene conciata ogni anno Piazza Vecchia da questi cosiddetti maestri del paesaggio, che maestri non sono e che non sanno cos'è il paesaggio, perché il paesaggio è una cosa totalmente diversa da quella che loro fanno, abbrutendo una delle piazze più belle dell'Italia settentrionale. In tempi nei quali l'editoria arranca in un mercato confuso, sottoposto a condizionamenti di avvilente superficialità, indugiare in qualche considerazione analitica non è da intendere come esercizio retorico, ma come viatico alla lettura e alla comprensione di stili e di assunti che meritano attenzione. La prima considerazione che si è indotti ad esprimere, avendo presente il percorso compiuto fino ad oggi dallo scrittore Claudio Calzana, non può prescindere da una naturale inclinazione a collocare il canovaccio delle vicende esposte in un contesto storico, come se il guizzo della fantasia che immagina i personaggi e che inventa le situazioni necessitasse di un fondamento reale, credibile e riconoscibile. In vero è il tempo dei romanzi storici e il mercato librario ne ha ormai invaso e condizionato. Ne hanno sopportato le maggiori spese i poveri templari, fatti passare per una congrega di pirati, ricchi, potenti ed egoisti, alterando sfacciatamente la verità storica. Solo la pavidità di un pontefice imbelle e l'avidità sfrenata di un sovrano corrotto e tracotante quale fu Filippo il Bello poterono determinare la fine ingloriosa di un glorioso ordine monastico militare che seppe coraggiosamente arginare l'espansionismo brutale dei sultani turchi, il cui proclamato obiettivo era quello di conquistare e di sottomettere l'intera Europa alla legge assolutistica dell'Islam, cancellando ogni traccia delle altre religioni e delle altre culture. Abbiamo avuto in questi anni troppi cattivi esempi di romanzi cosiddetti storici che hanno travisato la verità o che si sono temerariamente avventurati in epoche lontane
collocando le vicende narrate su sfondi vaghi ed incerti, quando non vistosamente errati e volutamente falsati. Anche chi ha ritenuto prudentemente di circoscrivere il raggio di azione in un contesto locale non è sempre rimasto fedele a dati storici sicuri e obiettivi per la scarsità delle informazioni che si possono ricavare dai documenti d'epoca, dalle cronache e dalle opere pur tanto meritorie dei nostri storici dei secoli passati. Per essere chiari, non ci si improvvisa medievisti soltanto perché si vuole scrivere un romanzo ambientato nella Bergamo del 200 o del 300 e vengono alla mente le dotte puntualizzazioni di storici come Angelo Mazzi, che solo sulla scorta dei documenti affrontavano i fatti storici e delineavano la vita istituzionale, economica e sociale della comunità bergamasca di quei secoli lontani. Calzana, per parte sua, ha avvertito la necessità di non beffare con il lettore e ha prediletto un contesto storico ambientato nella nostra città e non lontano nel tempo, cosicché la contestualizzazione non sia mai generica e vaga, ma sempre e comunque riconoscibile o ricostruibile attraverso la memoria collettiva e i documenti. Perfino i riferimenti ai particolari più peregrini non sfuggono al controllo della veridicità. Cito il caso di un aspetto abbastanza singolare del primo romanzo, che si intitola Il sorriso del conte. Ebbene, questo conte non sapeva contenersi, un conte ma non si conteneva, e frequentava con una certa assiduità un postribolo di lusso che si trovava in una viuzza fuori mano in prossimità del cimitero cittadino, precisamente in via Vivaldi, che è una trasversale di via Serassi e di viale Pirovano. Nella mia gioventù la legge Merlin era già operante, con le sue conseguenze inevitabilmente negative sulla morale pubblica, perché tante di quelle signore finirono sui marciapiedi di via Paleocapa. Ma poteva capitare di conoscere qualche persona che in precedenza si era recata talvolta a visitare le signore operanti dei lupanari. Per pura combinazione conobbi un anziano che aveva trascorso una quarantina d'anni come unico dipendente factotum in quel postribolo nei pressi del cimitero, e che mi fu prodigo di notizie curiose e amene sulla vita di quel luogo, sulla conduttrice, sulle operatrici e sulla clientela. Alla luce di quanto con dovizia di particolari mi fu narrato da quella persona, attendibile più di qualunque altra, posso garantire la piena corrispondenza della verità storica alla narrazione del romanzo. Per la sua singolarità il caso mi pare emblematico, con una differenza che io ho saputo queste notizie di prima mano da questo signore. Io non so Calzana, che è più giovane di me, da chi abbia saputo queste notizie dopo, però corrispondo. L'avere poi fatto agire i personaggi in un tempo del quale non si è del tutto perduta la memoria, gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi trent'anni del Novecento, è scelta opportuna. Chi di noi, essendo bergamasco ed avendo qualche contezza della storia della città, non si compiace di leggere un romanzo le cui vicende risalgono ai tempi e ai luoghi dei genitori e dei nonni? Naturalmente tutti i riferimenti alle situazioni e ai fatti di quei tempi devono essere corretti e precisi, essendo facilmente riconoscibili e ricostruibili. Ma se non bastasse l'esempio al quale ordianzi ho fatto cenno, posso assicurare che Calzana si è ben documentato e che la sua ricostruzione storica non fa una grigia, perché se c'è uno che è capace di andare a cercare i peli dell'uomo e andare a dire una certa signora, guardi che nel tempo al quale lei si riferisce, di Pocastani, citata, non c'erano ancora. Una seconda considerazione attiene al dettato che caratterizza la scrittura del romanziere Calzana. Già docente del liceo classico cittadino,
egli aborrisce lo stile paludato e severo, detesta il periodare lungo, elaborato e complesso. Si trova piuttosto a suo perfetto agio nel dipanare la narrazione in uno stile che si rifà ad un italiano regionale medio di tipo eminentemente colloquiale e confidenziale, con un tono decisamente anti-accademico e rapidi sobbalzi che coartano la sintassi, rendendo la fabulazione a portata di qualunque lettore, anche di quello totalmente digiuno di studi umanistici. Il lessico che ne scaturisce non può che essere scevro di ogni unicità, ricorre talora a voci gergali di uso generale e tiene conto delle formulazioni dialettali bergamasche che affiorano ad ogni piè sospinto pur nella mediazione dell'italiano contemporaneo. Calzana dice che questa è la condicio sine qua non del suo scrivere. Forse questo suo sermo familiaris, che preciso a poco nulla di plebeius e di rusticus, è strettamente collegato con l'assunto trattato. Sono convinto che se lo volesse Calzana sarebbe capace di rifare il verso ai grandi trecentisti italiani, e ci sono delle bellissime prose, mi è capitato di leggere dello Sbarbaro, che sono piacevolissime, alcune pagine proprio sembra di rileggere la prosa del Boccaccio, ma non solo lui, sono altri. Ma credo che lo farebbe soltanto se vi fosse costretto o indotto da un argomento specifico. Rammento un suo recente racconto, un racconto che fa parte di una plaquette da lui data alle stampe in limitato numero di copie nel 2013. Un racconto che si avvale del gergo della malavita e tiene da un saggio interessante. In ogni caso, nelle prove che gli ci ha finora fornito, il dettato, scabro e nervoso, è alla portata di ogni parlante, anche di chi è avvezzo ad un eloquio assai semplificato e immediato. Credo che ciò non sia frutto di una posa, ma ad un'intima persuasione che non esclude una finalità didattica, il farsi capire immediatamente anche dal lettore meno erudito. L'assunto si dipana in tempi diversi e in diverse situazioni con gli stessi protagonisti, i quali passano, a seconda dei vari libri che si leggono, attraverso varie esperienze coinvolgenti ed emozionanti. È una Bergamo che a poco sposta il suo centro direzionale dall'Acropoli al nuovo arioso cuore della città bassa, sull'asse che dal Prato scorre fino alla contrada di San Bartolomeo, lambendo l'area della vecchia fiera lungo il percorso che per la sua lunghezza e la sua ampiezza da tempo è denominato Sentierone. In quegli anni la città pianeggiante cambia la sua fisionomia urbana, e accanto ai rampolli degli ultimi casati che hanno conservato con lo stemma nobiliare le ingenti proprietà terriere, siedono nei consessi civici, economici e finanziari i ricchi borghesi delle nuove aziende industriali, ai quali si accodano i professionisti e i commercianti più affermati, mentre la piccola borghesia e i ceti popolari, dovendo arrabattarsi per far seguire ogni giorno al pranzo la cena, hanno ancora ben poca voce in capitolo. Quattro giovani della città, intraprendenti e volitivi, pur appartenendo a famiglie umili se non disagiate, sfidano Buffalo Bill, arrivato a Bergamo in tempo di fiera. Costruiscono un'automobile alla quale danno il nome di Esperia. Aprono una sala cinematografica al tempo del muto, improvvisandosi perfino cineasti. E finalmente, come il caso dell'ultimo romanzo, organizzano una gara automobilistica lungo il circuito delle mura, gara che si disputò con la partecipazione e la vittoria di Tazio Nuvolari, per la precisione storica, il 19 maggio 1935. Con una prosa spigliata e coinvolgente, che avvince il lettore invogliandolo a divorare le pagine, Calzana trae spunto dalla realtà per immaginare situazioni intricate ed esilaranti nelle quali si impaniano i quattro
protagonisti ed altri personaggi di contorno, tutta una variopinta accolta di tipi di sagome con una loro individualità nettamente stagliata, compresi l'evanescente e insignificante Duca di Bergamo e l'eroico avviatore Antonio Locatelli, che la federazione fascista fa decadere dall'incarico podestarile ricorrendo al meschino pretesto del suo celibato. In realtà la ragione è un'altra, è che il federale aveva espresso i suoi diktat al podestà Locatelli, il podestà Locatelli rispose: tu comandi in federazione, qui in comune comando io. Dopodiché il federale andò da Starace, Starace andò da Mussolini, e Mussolini si trovò a dover firmare il documento in cui si dichiarava la decadenza di Locatelli dall'incarico podestarile, e pare, a quanto sembra, insomma, dalle voci che giunsero da Roma a Bergamo, evidentemente da Suardo, che Mussolini dicesse a Starace: ma cosa dirà Locatelli? E Starace gli disse: sì, ma Locatelli è celibe. E allora Mussolini un torto con lo firmò. Et de hoc satis, perché se svelassi tutti i particolari della trama dell'ultimo romanzo non invoglierei certo ad acquistarlo. Penso invece che Calzada possa dirci qualcosa delle ragioni che lo hanno indotto a concepire questi romanzi, a scegliere una scrittura tanto antiaccademica, a privilegiare l'orizzonte domestico, a trarre dal popolo i suoi personaggi principali e a collocarli in un tempo a noi relativamente vicino. E adesso credo... Bravissimo, non so se preferisci prima magari far leggere qualcosa. Io non preferisco, io sono ammalato e quindi faccio fare a lui. Potremmo ascoltare lui che non è ammalato. Massimo, Nicoli, se vuoi darci qualche saggio della prosa calzaniana, poi però Calzara che si finge di essere ammalato. Il primo capitolo, così almeno impariamo proprio, così lo vedo. Che evento di cui si è parlato, si è accennato. Sua Altezza ad Alberto Lutipoldo Elena Giuseppe Maria di Savoia si aggirava per il palco in divisa leggera, con tutto che per quel giorno l'osservatorio barometrico del seminario aveva previsto 4 gradi sotto zero. Il duca di Bergamo aveva disposto il suo reggimento cavalleria a portata d'occhi e di voce, un trionfo di pennacchi, sciabole e spalline, qualche nitrito e altrettante deiezioni. Tutto intorno il pubblico delle grandi occasioni, non roba da visita del duce, ma quasi. Quel 3 febbraio 1934 era infatti prevista in arrivo una vettura austriaca che stava completando il giro del mondo, mittente la gioventù hitleriana. Non a caso in tribuna spiccava il podestà Antonio Locatelli, pluridecorato pioniere dell'aviazione italica. A contorno il solito politicame orobico assortito, rappresentanti delle associazioni più in vista, qualche reduce della grande guerra, le consuete dame in stola a ingentilire. Dato che di vettura si favellava, il Locatelli aveva pensato bene di scaricare il discorso ufficiale sulle terga della locale sezione del RACI, l'automobile club di allora con la corona regia in capo. Tra il duca di Bergamo e il podestà prese infatti posizione il segretario della Reale Associazione, ragionier Ettore Mostosi. Il presidente, Adone Pinetti, lo aveva delegato alla bisogna, non potendo certo sgarrare al matrimonio della primogenita. Preceduto da una staffetta motorizzata e riverito da un tripudio di bandiere fasciste e tricolori, con l'aggiunta di qualche drappo nazista confezionato di corsa la notte prima, dal fondo della via eccoti finalmente spuntare un trabiccolo sghembo e silenzioso, per quanto avvolto da tubi grigio acciaio. La folla trattenne il respiro, ma di fragore nemmeno l'ombra.
La meccanica sorpresa si limitò a cigolare lemme fin sotto il palco. Dall'abitacolo cromato balzò fuori un ventenne biondo stoppa che si esibì in un gerarchico saluto romano ricambiato dagli astanti. Sulla fibbia la croce uncinata ribadita su casco e cintura. Il duca aprì le danze cavandosela con cinque parole in croce. Benvenuto a Bergamo, Ariano Nocchiere. Era il segnale convenuto. Il drappello dei Savoia scattò con strepito di zoccoli e tuono degli astanti. Ma siccome la calca ostruiva il passaggio e la piazza era giusto un rientro sul corso principale, il capitano del manipolo interpretò gli ordini del duca con un semplice avanti e indietro lungo il viale a mezzo trotto, 200 metri in tutto, con il riposizionamento finale della truppa. Le sciabole di nuovo in resta, la bandiera sabauda in bella posa, a riposo le mascelle dei soldati. Per quanto distratta dai cavalli, la folla aveva sgamato che quella faccenda tubolare era mossa a pedali, altro che prodigio avveniristico a motore. Sconcerto generale, qualche fiacco e viva reclutato per tempo, i labari che si ammosciano, per non dire le italiche bandiere, che di quelle austriache non v'era traccia, la grande guerra se la ricordavano tutti e come. Nel mentre i mostosi ripassava per la decima volta il suo discorso, che ben altra vettura prevedeva, una prosa tutta rompi e marinettate, inni a velocità e pistoni, prosa che non c'entrava un amen con il velocipede in questione. Stava ragionando su come rabberciare il sermone, ma più sbirciava i fogli, più le righe gli si confondevano maligne e dispettose. Prese la parola l'ospite straniero, che salutò il popolo riunito magnificando il biciclo fronte palco. A discapito del fatto che secondo molti tra l'idioma tedesco e il bergamasco ci sarebbe parentela stretta, per non dire affinità di vedute, nessuno ci capì un ette fino a quando il traduttore non ci mise il becco. Come ordinatamente riferito dal foglio locale, lo studente viennese era tal Josef Rottensteiner, che stava per completare il giro del mondo. Ma a pedali, Dio buono! A detta del Rottensteiner, munito di regolare tessera di appartenenza al partito hitleriano, la vettura sviluppa in piano una velocità di circa 35 km orari. Nella necessità di attraversare o navigare fiumi o canali, la macchina, essendo anfibia, si tramuta in canotto galleggiante.